Ed eccoci in un altro episodio, se vogliamo dire così, vogliamo definire questa una serie. Andiamo avanti perché ancora tanti trasferimenti / rinnovi da annunciare ci sono e quindi partiamo subito perché Pafu Pafundi rinnova con l'Udinese, il nuovo stra meritato trequartista classe 2006 che piano piano sta ritagliandosi uno spazio anche in prima squadra con Mister Sottil, come è giusto che sia, perché è un giocatore che ha già raccolto presenze in nazionale, perché ha delle qualità tecniche straordinarie, è un battitore di punizioni incredibile, è un giocatore sublime, anche a livello fisico, di corsa, di atletismo. Certamente deve lavorare ancora tanto nella continuità, ma ha una vita di fronte a sé e quindi giovane che stra merita tutte le considerazioni del caso. Spero possa giocare maggiormente in Serie A perché si deve puntare su di lui. Il rinnovo è triennale, quindi l'Udinese prova a blindarlo. Credo che dovesse essere lanciato e riuscire a imbroccare qualche partita, il suo prezzo potrebbe schizzare alle stelle, l'Udinese venderlo a qualche big. È vero che è un giovanissimissimo perché è un 2006, quindi veramente giovane, però sta bruciando le tappe, ma giustamente, perché parliamo di un giocatore, ripeto, dal punto di vista tecnico veramente fuori da ogni logica, fuori dal comune. Ma parlando di giocatori top, assolutamente andiamo in casa Nordjylland, perché per completare la rosa e fornire al mister un elemento molto valido in più anche in ottica europea, perché Nordjylland farà la conference, arriva, o meglio, ritorna Sjelderup, si pronuncia così, credo, pronuncia non entusiasmante, però entusiasmante il giocatore, calciatore che era arrivato al Benfica qualche mese fa, proprio da Danimarca, proprio da Nordjylland. Parliamo di un calciatore che di professione fa l'esterno offensivo, può fare la seconda punta, è un classe 2004, giovanissimo anche lui, ma di doti tecniche e di prospettive incredibili. Il Benfica lo ha pagato a gennaio scorso 9 milioni di euro e lo rigira proprio a Nordjylland in prestito oneroso a 2 milioni e mezzo di euro, che quindi il club danese paga subito al Benfica e basta. Quindi un prestito oneroso senza ovviamente diritti di riscatto, robe varie. A fine di quest'anno torna al Benfica, dove speriamo possa giocare di più. Però operazione win-win per entrambe, perché in terra portoghese avrebbe giocato poco, in terra danese potrà fare la differenza e comunque trovare continuità e dimostrare il perché viene così fortemente attenzionato da tanti in giro per il mondo e il perché il Benfica ci ha voluto puntare. L'Hellas Verona ingloba Suslov in squadra, operazione di cui sono molto contento, perché parliamo di un giovane trequartista che attenziono da diversi anni in realtà, che ha fatto molto bene in Olanda, in particolare con il Groningen, ma non solo. Parliamo di un classe 2002, un calciatore che arriva proprio dal Groningen in prestito con obbligo di riscatto condizionato a 1 milione di euro, quindi cifra veramente infima per un giocatore tecnicamente valido che va a rimpolpare il reparto, perché comunque davanti il Verona già a Fororuncio, Bonazzoli, Ngonge, che per caratteristiche possono essere simili a Suslov, che è un trequarti, per quanto Suslov sia un giocatore, se vogliamo, un po' più statico e meno fisico rispetto a gente come Fororuncio, per dire. Obbligo di riscatto condizionato, quindi potrebbe essere, molto probabilmente sarà riscattato. Giocatore che sono curiosissimo di vedere in Serie A, perché, ripeto, in Olanda ha sempre fatto molto bene e adesso per lui si prospetta un campionato molto più difficile, ma che dovrà fornirgli grandi stimoli.
E chiudiamo con l'operazione Ibrahimovic, ovviamente non Zlatan ma Arigon, che lascia la Germania per approdare proprio da noi in Serie A, perché è un nuovo giocatore del Frosinone. Parliamo di un attaccante molto interessante, che io ho visto qualche volta nelle giovanili del Bayern, nella seconda squadra che gioca in terza divisione tedesca. Esterno, offensivo, classe 2005, giovanissimo, che dovrà essere utilizzato bene nelle mani di mister Di Francesco, in un reparto dove ci sono tanti esterni, perché tra tutti sono rimasti anche Garritano e Baez, ma sono arrivati anche diversi giovani dalla Juventus, Suleka, Jorge, che hanno ruoli diversi e caratteristiche diverse, però sono comunque degli attaccanti. Giocatore che arriva in prestito, in prestito con diritto di riscatto a 3 milioni e mezzo, e poi inserito anche un controriscatto a favore del club tedesco. Quindi il Frosinone potrà riscattarlo a 3 milioni e mezzo e il Bayern controriscattarlo a cifre superiori. Parliamo comunque di un ottimo prospetto su cui il Frosinone ha voluto puntare. Il direttore sportivo Angelozzi ha voluto fare questo colpo last minute e vedremo se ne varrà la pena. Certamente un giovane di grandi prospettive, però deve giocare e mettersi in mostra. A questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.